Ciao a tutti! Oggi vi faccio vedere come intagliare una zucca per Halloween, visto che mancano pochi giorni e questa zucca, una bella zucca, mi è stata regalata a fine estate da Davide, quindi grazie Davide. È stata seccata, è stata lì a seccarsi per un paio di mesi, anche se non è ancora secchissima perché è immensa, però sentite che suona bene. Perciò, via con la lavorazione. Oh yeah! Per lavorare tutto vi servono un coltello con la punta affilata, un coltello con la punta sottile, con la lama sottile, anzi, un cucchiaio, o se ce l'avete in casa, un cucchiaio da gelati, che è comodissimo, scava meglio. Una penna o un pennarello ad acqua, con l'inchiostro ad acqua, in modo che poi sia lavabile. Questo serve per disegnare la faccia o il disegno che volete intagliare. Per prima cosa bisogna incidere l'apertura che poi servirà per svuotare la zucca e da coperchio. Non incidetela in verticale, perché sennò poi cade verso l'interno, ma stando più o meno a 45 gradi. Potete dare la forma che volete, ma la forma più comoda è quella rotonda, e quindi via, inizio a intagliare. Come vedete, più la zucca è grossa, più ci vuole forza e energia per tagliare, perché è bella spessa la buccia, e dentro magari ci sarà anche un po' di polpa. Comunque, mentre intaglio, comincio a raccontarvi un po' la storia di Halloween, perché si festeggia, da dove deriva, insomma, un po' di tutto. Allora, Halloween è un'antica festa pagana risalente almeno al VI secolo a.C., forse anche prima, di origine gaelica, il cui nome deriverebbe da un termine irlandese antico che significa fine dell'estate, mentre in irlandese moderno significa semplicemente novembre. E questo termine è scritto Samhain, un italiano lo leggerebbe così, ma la pronuncia giusta sarebbe Samhain. Oh, ecco, inizia a tagliare bene con più decisione. Vuol dire che qui è un pezzo dove forse c'è meno polpa. Comunque, durante questa festività si... Oh, cavolo, com'è dura! Durante questa festività, vi stavo dicendo, si ricordano gli antenati defunti e gli appartenenti alla tribù morti con onore, magari in battaglia. Inoltre, durante la ricorrenza veniva raccolto e immagazzinato il cibo per l'inverno. Poi, nell'835 d.C., Papa Gregorio III istituì prima la festa dei Santi Apostoli, che poi, subito dopo, fu convertita nella festa di tutti i santi, con ricorrenza il 1° novembre, per cercare di sradicare la festività pagana di Samhain, insomma, questa festività. Nel 998 questa festività fu convertita in commemorazione cristiana dei morti ogni 2 novembre, ma la festa originale era quella celtica. Comunque, ho tagliato il coperchio, quello che sarà il coperchio, e devo tagliare tutto l'interno perché è pieno di filamenti, come vedete. Ecco fatto. Questa parte qui, tutta questa polpa su coperchio, va tagliata, e per fare questo vi consiglio una comodissima insalatiera, dove poi raccoglierete anche tutto l'interno, tutta la polpa che taglierete via dalla zucca.
Questo lavoro in realtà potete farlo con qualsiasi coltello, però il coltello, questo qui appuntito che sto usando, servirà dopo per le incisioni e anche quello con la lama sottile, perché sennò incidere è davvero difficile con un coltello magari con la lama che sfiega. Anche questo devono avere la lama appuntita uno, sottile l'altro. Se magari lo stesso coltello con lama appuntita e lama sottile è meglio, ne dovete usare uno solo, però assicuratevi che il coltello abbia la lama rigida, perché sennò per fare questi lavori sarebbe impossibile farli. Quando togliete la polpa, la parte superflua del coperchio, ma poi dentro anche nella zucca, cercate di togliere il più possibile queste parti qui più morbide, che sono le prime che poi vanno male se volete che la zucca vi duri un po' di più, perché se la zucca fosse chiusa e ben conservata durerebbe anche un anno, due anni, ma lasciandola aperta, dopo averla aperta con dentro tutta questa cosa, questa è la prima parte che se ne va male, quindi vedete di toglierla, di toglierne il più possibile. Se poi riuscite a toglierla tutta, meglio. Una volta pulito il coperchio, si riprende la zucca, si rimette sopra il coperchio per assicurarsi che tenga, che funzioni, e infatti tiene, non cade dentro. Adesso mettere via il coperchio e, cominciando a mano, tirarsi sulle maniche, oh yeah, bisogna togliere tutto il contenuto, anzi, invece di fare a mano, quella si può usare dopo, si può usare il coltello per togliere tutti questi filamenti che sono legati alla polpa, alla crosta, alla buccia, all'esterno, insomma. Anzi, facendo così è più comodo, perché si riesce a togliere anche un po' di polpa superflua, che tanto poi andrebbe tolta con il cucchiaio, per cercare di scavarla il più possibile, di rendere la buccia più sottile possibile per lavorarla con comodo poi. Comunque ecco, così con il coltello è il sistema più rapido, più comodo per staccare tutto. Ecco fatto, dopo aver tagliato tutti i filamenti che legano i semi, la parte dei semi, poi sono tutti i filamenti a cui sono legati i semi, dalla buccia si infila una mano e si estrae. Strappando per bene, e ce n'è da strappare. Poi i semi li potete anche riutilizzare, li potete tostare con del sale, facendoli tostare per un quarto d'ora, 20 minuti, e vengono buoni. Un bel aperitivo. Comunque, perché si usa una zucca in questa tradizione per appunto commemorare questa festività? Perché la leggenda, una leggenda irlandese, vuole che la notte dei morti un vecchio fannullone chiamato Stingy Jack, ovvero Jack l'ubriacone, la girò il diavolo, e per questo motivo, quando morì, fu cacciato dal paradiso. Ma all'inferno il diavolo, per vendicarsi, lo cacciò gettandogli contro un tizzone ardente. Da allora Jack continuò a vagare nelle tenebre, facendosi luce con quel tizzone infilato dentro una rapa per farlo durare il più possibile, perché la leggenda originale parlava di una rapa. E allora perché una zucca? Perché quando a metà del XIX secolo l'Irlanda fu colpita da una grande carestia, nota come la carestia delle patate, moltissimi irlandesi furono costretti ad emigrare in America,
portando con sé la tradizione di intagliare rape per ricordare la leggenda di Stingy Jack. Però in America le rape erano rare, perciò furono sostituite dalle zucche, che invece crescevano in gran quantità. Da allora la zucca è diventata il simbolo della festività di Halloween. Ecco, adesso che ho svuotato la zucca, il grosso, a mano, vedete che all'interno ci sono tutti i resti, non è bella liscia. Quindi devo intervenire con il cucchiaio. Con il cucchiaio bisogna scavare per bene tutta la polpa superflua che è rimasta, con tutti i filaccioni, i filamenti. E questa è la parte noiosa del lavoro, perché poi si passa all'intaglio. Ma prima di intagliare bisogna togliere il più possibile di materiale dall'interno, perché come vi ho detto, se no, a parte che la candela che poi va dentro non sta in equilibrio, però tutta questa polpa così morbida, questi filamenti, sono i primi che vanno male. E ripeto, se volete far durare la zucca un po' di più, tutta questa roba va tolta. Quindi ci vediamo dopo, alla fine del lavoro. Ed ecco scavato l'ultimo pezzo di polpa. Mi raccomando, scavate tutto, togliete tutti i filamenti, vedete che bella che è dentro, bella liscia adesso, e vedete quanta roba, un'insalatiera piena di polpa è venuta via. Adesso verifichiamo che anche senza la polpa il coperchio non cada all'interno. Bisogna trovare il punto giusto, eccolo qua, e come vedete ci sta su, perfetto, preciso. E adesso si può passare alla parte divertente: disegnare la faccia o quello che va intagliato e poi intagliarlo. Come vedete, questa zucca ha questa parte un po' rovinata, con su delle escrescenze più chiare, non è bella, quindi l'intaglio lo farò da questa parte. Per farlo, se non siete tanto bravi a disegnare, potete scaricare da internet, ci sono dei disegni già fatti, però non sono tanto belli. Invece imparate a disegnare e fatelo voi il disegno, che poi è facilissimo. Per questo, come vi ho detto, serve un pennarello o una penna con l'inchiostro d'acqua, in modo che poi, vedete, fatto il segno, già solo passando col dito viene via, in modo che la zucca poi resti bella pulita, senza disegni brutti. Quindi procediamo a fare il disegno. Comincio dagli occhi, cercando di farli simmetrici abbastanza. Notate che, visto che la ricorrenza ricorda i morti, la faccia, anche per tradizione, deve essere una cosa abbastanza lugubre e spaventosa. Qui ci metto il naso, che in tanti non lo mettono, ma fa sempre la sua bella figura. Più simmetrico, ecco. E poi va fatta la bocca. E per questo ci vuole un po' più di lavoro. Comunque vi ho detto, sbizzarritevi. Cercate esempi anche su internet. Ce ne sono di tutti, di tanti tipi. Per esempio questo che sto facendo adesso, l'ho trovato proprio su internet, una cosa del genere. Quindi vediamo come verrà. Farmi un po' più grossi i denti. Ecco, vedete, ho già sbagliato, perché incidere delle parti così piccole è difficile. Quindi cancello quello che ho appena fatto, e come vedete il pennarello d'acqua è comodo proprio per fare questi lavori. Se si sbaglia si può anche correggere.
e ripeto l'operazione. E ci vediamo dopo, quando ho finito di disegnare. Oh yeah! Ecco fatto il disegno. Adesso bisogna forare, tagliare seguendo le linee. Quindi si può cominciare con il coltello, quello di prima, con la punta bella a punta affilata, e fare i primi buchi. Comincio dalla bocca. Ecco, come vedete, non si può andare avanti tutto di seguito con un taglio unico, perché la zucca è spessa. Magari con una zucca più sottile si riesce, ma con una zucca così è pressoché impossibile. Inoltre, questo coltello ha la lama spessa, e allora ne serve uno con la lama sottile. La lama sottile è utile per seguire bene le curve. Vedete che così il taglio è più fattibile. Si può fare tutto con un taglio unico, usandolo come seghetto. Però questo è poi per rifinire. Quindi ogni taglio ho fatto prima col coltello a punta e poi rifinito con l'altro coltello dalla lama sottile. Questo lavoro richiede un po' di tempo, perché lavoro di precisione, e quindi adesso vi faccio vedere l'inizio e poi ci vediamo alla fine, perché sennò viene un video incredibilmente lungo. Quindi rifinisco questi qui col coltello dalla lama sottile. Ci vediamo dopo, alla fine del lavoro. Oh yeah! Ecco l'ultimo pezzo della bocca, sto finendo di intagliarlo, ma vi dico che quando fate questo intaglio, questi intagli, poi dovete assicurarvi che l'interno dei buchi sia tutto bello libero, che non restino pezzi di polpa all'interno, perché sennò poi la luce non esce. Tutto lì il motivo. Invece con i buchi belli aperti, se fate dei tagli belli netti, i buchi vengono belli aperti, aperti per bene. Come avete visto, vi ho appena fatto vedere poco fa, che escono fuori proprio le fette precise a forma di intaglio. Eccolo qua, sta per venire fuori. Solo che, come vi ho detto, bisogna appunto intagliare per bene, fino in fondo, per tutto lo spessore della buccia. Ancora qui non ho tagliato bene, e infatti c'è qualcosa all'interno che è ancora attaccato. Questo lavoro fatelo bene, perché più fate incisioni fini, non grossolane, più fate cose fini, più vi conviene togliere tutto in un colpo solo, perché sennò poi fate un casino, non capite più niente. Infatti ecco, avete visto la differenza fra prima che ho tolto tutto bene e adesso che non ho intagliato bene. Vediamo di risolvere il problema. Risale, perché di qui non si stacca. Eccolo qua,
ecco, avete visto che taglio fatto bene, è venuta proprio via la fetta a forma di intaglio. Poi pulire tutto l'interno del buco, come vi ho detto prima, in modo che sia pulito, che la luce passi bene. E adesso ecco fatta la bocca, come vedete non è la solita bocca che si vede di solito. E adesso passa, mi mancano le narici e gli occhi. Cominciamo con le narici e qui procedo con quello sottile direttamente, perché sono buchi sottili da fare, incisioni piccole, quindi ci vuole una lama piccola. Naturalmente più la zucca ha la buccia spessa, più è difficile tagliare. Comunque avete visto che anche adesso è venuta via la fetta precisa di naso, e via così con naso e occhi. Eccomi qui alle prese con l'ultimo occhio, l'ultima incisione, e mi manca di dirvi che il nome Halloween è la variante scozzese di All Hallows Eve, che vuol dire la notte di tutti gli spiriti sacri, che è sempre appunto legato alla storia di Samhain, l'antica festa celtica di cui vi ho parlato prima. Quindi quando qualcuno vi tira fuori che è una festa satanista e cose del genere, ridetegli in faccia, perché proprio non ha nulla a che vedere con tutto ciò. Anzi, addirittura il cristianesimo ha ripreso questa festa come giorno dei morti, quindi. E tra l'altro è una festa ben più antica del cristianesimo e quindi dell'invenzione di Satana, quindi satanismo e tutte queste cose. Ecco fatto l'occhio, lo allargo per bene anche all'interno, in modo da far uscire per bene la luce. Tolgo i residui superflui da una parte, dall'altra, da quell'altra, e la zucca sarebbe anche pronta. Invece no, io gli faccio altre incisioni, perché i denti così non stanno bene tutti dello stesso colore. Si può fare una bella cosa: bisogna incidere superficialmente con il coltello appuntito solo proprio la parte arancione della buccia, sollevarla ad un angolo e toglierla solo dai denti, così i denti vengono gialli rispetto a tutto il resto della zucca, che invece è arancione. Procediamo di qua al taglio, anche di qua, perché questa qui è tutto un dente attaccato, un pezzo unico. Naturalmente per togliere la buccia, come vedete, bisogna stare proprio attenti, fini fini, in modo da non rovinare la polpa sottostante. Ci sono pezzi come quello di prima che vengono via subito e altri pezzi come questo che invece sono difficili. Allora bisogna mettere il coltello proprio sotto la buccia, la lama sotto la buccia, e sbucciare così. Non è facile. Era più facile, sarebbe stato tutto più facile se fosse venuta via come prima. Però se non c'è altro sistema, vedete che così viene. Però va completato tutto il dente, e non solo questo, ma anche tutti gli altri.
naturalmente io mi complico sempre i lavori, però ecco qua che il risultato comincia a rendere, spero meglio anche dall'altra parte, e si vede la differenza del dente giallo rispetto agli altri, e questo lavoro va fatto con tutti i denti. Eccomi agli ultimi denti, e come vedete il risultato è già tutta un'altra cosa rispetto a prima. Naturalmente ci vuole un bel po' di pazienza, ma neanche tanta. Qui l'ultimo pezzo, perfetto, ecco il risultato. Come vedete i denti si notano di più, poi quando ci sarà la luce all'interno sarà tutta un'altra cosa. Lo stesso lavoro, magari un po' di rifinitura, si può fare attorno agli occhi. Vediamo un po' cosa fare. Ecco qua, gli faccio due bei sopracciglioni arrabbiati che devo incidere. Quindi, punta del coltello, incidere per bene la buccia, solo la parte arancione, mi raccomando, stando bene sulle righe, sulla guida che si è fatta. Ecco qua, e adesso si può infilare il coltello sotto alla buccia e sollevarla, anche perché se non si solleva avete visto che bisogna proprio tagliarla arrivando fino al solco guida che si è fatto. Vedete che vi invia per bene. Non abbiate fretta quando lo fate, perché sennò poi rischiate anche di farvi male, visto che si sta usando coltelli e lame affilate, ben affilate. Prendetevi tutto il tempo che vi serve, vedete anch'io sto andando con calma, molta calma, ma se volete un risultato ben fatto, come sempre ci vuole la calma, evitando poi di farsi del male. Via tutte le parti superflue, ed ecco un occhio, vedete la differenza con l'altro, e via a finire il lavoro. Ecco fatto anche l'altro occhio, la zucca potrebbe essere finita, e invece no, faccio l'ultima rifinitura, li arrotondo per bene i denti in modo da portarli tutti alla pari, che non che facciano più effetto dente, quindi giusto arrotondargli un po' i bordi, neanche a tutti, solo a quelli che sono venuti più spigolosi, una cosa del genere, e viene tutto più realistico. Oddio, per quanto possa essere realistica una zucca intagliata, però viene tutto meglio. Prima tutti da una parte e poi tutti dall'altra. Giusto come vedete, giusto i bordini, un filino di bordo da tutti i denti. E vedrete che il risultato sarà molto migliore, anche perché facendo così si allarga lo spazio da cui passa la luce, anche se poco, e sembra è poco, però è quel tanto che basta giusto per far passare più luce.
E adesso lo stesso lavoro lo devo fare da questa parte. Su tutti i denti. Come ho già fatto nell'altro senso. Però ecco, così si uniformano anche, perché prima sembravano uno più avanti, uno più indietro. Invece così vengono tutti, come vi ho già detto, meglio, migliori. Viene tutto fatto meglio. Mentre fate questo lavoro, è proprio la fine, la fine. Vedete che nei denti magari ci sono dei punti come questo, che è rimasto non ben scolpito. Ecco, rifinitelo, che tanto è un attimo. Vedete, la parte superflua viene via, ma il taglio, la bocca viene tutta più netta, fatta meglio. La bocca, che poi io sto facendo una classica faccia, quella di Jack O'Lantern, però se volete potete fare qualsiasi incisione, ci sono quelli che fanno dei capolavori davvero con le zucche. Io sto facendo un lavoro semplice semplice. Puliamo via il superfluo. Ecco, adesso che è finita, bisogna togliere tutti i residui che sono caduti durante la lavorazione all'interno. Per farlo si riprende messa la tela, dove dentro c'è ancora tutto il resto, si rovescia e tutto quello che c'era dentro viene via. Al massimo restano due o tre peletti superflui, così che stiano via mano, ed ecco fatta la zucca. Adesso per completarla ci vuole una candela. Inserite la candela e accendete. Naturalmente, più la candela è grande, più fa luce. Adesso io ne ho una nuova, quindi eccola qua, vedete come si illumina bene. Se poi spengo tutte le luci, vedete che rende bene. Poi prendete il coperchio che avete fatto prima, la chiudete e la zucca è pronta per essere esposta. Il risultato è abbastanza lugubre. Bene, ecco fatta questa semplice lavorazione. Come vedete, il risultato è lugubre, adatto alla situazione. Che dire, continuate a seguirmi sul mio canale YouTube e sui miei gruppi di Facebook, e buon Halloween a tutti! Oh yeah!